Commence demolitions maneuver, Delta. Proprio per noi! È proprio, mica, proprio da quindicenne, quindicenne medio proprio. Poi giusto, l'hanno scelto per un ruolo molto più adatto nel gioco dell'Ombra della Guerra, a doppiare un orco sciamano. Ma lì va bene, ecco. Lì è perfetto, okay. Ma non puoi mettermi lo stesso doppiatore che fa lo stesso tipo di voce per un ragazzo di 15 anni. No, magari no, Ma io ho notato che, per esempio, in America spesso e volentieri usano gli adulti per fare la voce dei ragazzini, mentre invece noi qua in Italia tendiamo di più a... anche se abbiamo il stesso doppiatore, diversifichiamo. Raga, dopo vi devo far vedere una cosa che è successo, che è divertentissimo. A parte che sto registrando al secondo video gameplay, quindi stiamo facendo l'impero e è successa una cosa inquietante un minuto fa. Dopo ve lo devo far vedere. Ci salve ragazzi, per introdurci anche noi nel nuovo video. No, ho detto già al video precedente, ho detto al prossimo direttamente, quel ditino. Comunque ragazzi, però attenzione, se ti ricordi Grievous, in episodio 3, guarda che Anakin e Obi-Wan erano i doppiatori originali però. Nel gioco ufficiale di episodio 3 erano gli originali in italiano, se ti ricordi. Non è mai uscito in italiano. Esatto, no. Quando mai l'hanno fatto in italiano? Stai dicendo? Sì, era in italiano per PS2. No. Ma me ne ricorderei se fosse in italiano. Ma infatti, cioè tipo avrei osannato, proprio sarei stato tipo... Adesso scopri che c'è la versione in italiano che non abbiamo mai sentito, allora appunto morirei di felicità. Che merda. Il mico lo viene in italiano. Aspetta. No. Clone Wars per miracolo l'avevano doppiato tutti i doppiatori originali. Vabbè, Clone Wars, lo considero quello. Ah, ecco. Il videogioco di King Kong ufficiale erano quei doppiatori originali dei film, per esempio. Il gioco di King Kong della PS2. Vabbè, ne ho detto uno per fortuna, come anche il Signore Anelli, per esempio. Erano fatti dalla IE, che all'epoca faceva belle cose, diciamo. Faceva belle cose, era più, sì. All'epoca c'erano delle perle di videogioco del Ritorno del Re. Ma la gente non vuole fare l'impero. Bello quello del Ritorno del Re, spettacolo. Che adesso è ancora più sacro, considerato che un bel po' di doppiatori del Signore Anelli non ci sono più. Quindi avere tutte quelle voci, tipo la voce di Gimli o la voce di Gandalf, averla nel gioco rende quel gioco intramontabile, diciamo. Sono morti di due doppiatori. Sì, fortunatamente. Non sapevo. Sì, sono morti. Sì, no, quello di Gimli in particolare ci sono rimasto male. Perché speravo che sarebbe tornato Salla nel nuovo film di Indiana Jones. Lui poi anche Nani ti ricorderai perfettamente, famoso per aver dato la voce a John Silver nel Pianeta del Tesoro. Raga, a me fa ridere che la ribellione se non lo vuole fare, è fantastico sta cosa. Altro bellissimo quel film. No, il problema è che qui mi sa che, ragazzi, siamo entrati nel loop molesto e noi ci siamo noi quattro. No, beh, ma qua c'è DG e uno e... No, vediamo. Io propongo di abbandonare la nave. Abbandoniamo la nave, dai, ragazzi. Mi tocca al F4 ore. No, comunque, sai che ho notato, però, è un peccato, i giochi attuali, moderni, non usano più i doppiatori o dei film o delle serie TV che propongono quel gioco. Quella è la cosa triste. Infatti, stesso pure, se non sbaglio, ecco, l'unico... Ecco, sempre per PS2, però, ti parlo. Il primo gioco di Iron Man, che era uno schifo, io ce l'avevo, però era uno schifo, era il doppiato dall'attore originale, dal doppiatore originale in italiano, quindi sì. Ah, wow. Sì, ma c'erano cose belle, però... Magari in originale c'era Robert Downey Jr. Sì, no, però era bello anche italiano che c'era il doppiatore originale. Poi quello è un peccato, quello che doppiava. E quello che mi dà fastidio, che poi... Anche mi sembra pure quel gioco schifoso dei Simpsons. No, non dei Simpsons, quello era tutto in inglese. Qual era quell'altro gioco che c'era bravi attori in italiano? No, vabbè, ci sono stati, pure quello là di Ben 3. Tutti i giochi della PS2 erano doppiati. Io continuo a chiedermi, per esempio, parlando sempre di doppiatori, Christian Jansante, che tra l'altro è anche il doppiatore di Jar Jar, chiusa parentesi, che in Infinity War era sia il doppiatore del Procione, sia il doppiatore di Falcon. Falcon, come si chiama. Ho detto, se avessero avuto una scena in cui interagivano tra loro, gli toccava la stessa voce.
Vabbè, no, non proprio, sanno gestirla. Lui poi aveva fatto il doppiatore anche del cattivo di Tony Stark nel secondo film. Quindi ah, sì, è una scena sì, come si chiama? Ivan Danko. No, non quello, l'altro, quello scemo, quello con gli occhiali. Ah, il, sì. Quello della Hammer Industry, Justin Hammer. Sì, quello della Hammer, sì. Madonna. Ringiovanito tantissimo nel film, perché nei fumetti lui è vecchio pelato, sempre vestito. Sì, sì. Ah, è come il cattivo del primo, insomma. Sì, in pratica, è vero, più Obadiah, sì, è vero. Non volevano fare qualcosa di simile. Beh, era anche meno scemo nei fumetti, cioè era reato con lui. Era veramente insopportabile nel film. Perché ha abbandonato il gruppo, Nanni? Ti ho invitato, Delta. Ah, come? Ero già in squadra, perché... Ero già invitato, e adesso sei stato reinvitato. Va bene. Arriva il boom, raga, eh? Niente boom? Niente boom. Niente boom. Proprio il boom. Reinvitatemi, perché io avevo un boom... ecco che era il boom. Già. Il boom c'è stato. Vediamo. Adesso? No. Niente. Non riesco a non posso mutarlo. Silenziare Delta. Non riesco a mutare a Rex. Aspetta, facciamo così. Io non riesco a mutare Delta. Rifacciamo il gruppo con prima Rex e poi Nanni e poi Delta così. E con delicatezza Disine si chiama Delta. È bellissimo, ragazzi, perché non si capisce perché c'è questo boom ogni volta che mi invito. Delta vieni con calma, The Earth Delta. Ecco. Madonna! Come funziona? Madonna. Ecco, ora ok, sono stato zitto un attimo, sennò... Ah, ero contro malvagio, pure! Bambo, ti ho sentito la ventola di 17 proprio dritto dietro. Sì. No, quel rumore delicato. Ma perché dobbiamo fare i giochi eroi contro malvagi che ci massacrano? Cioè, perché? No, siamo in quattro, siamo potentissimi, noi siamo invincibili, no? Non temiamo... Non allora, temiamo ragazzi, io sto portando ultimamente... Phasmophobia, Ghost Hunter Corps e quell'altro Obsidio. Giochi, diciamo, con i temi fantasmi, però ti metti a scoprirli, cioè indagine. Molto simpatico. Però, ovviamente, un po' di ansia. Volevo vedere dei gameplay in streaming su Twitch e ho trovato un inglese americano che sono sempre con dei cacasotto, si lamentano, ecco. Ho visto un russo, da io fare culo te, cioè ovviamente parla con in russo. Io immagino questo qua che beve il vodka e poi dice: fantasma, io picchiare te, cioè tutta dell'Adidas. Sì, sì, quella cosa del tipo: io me ne vado, vi voglio bene, arrivederci, grazie. Cioè, voi il fantasma, Goplink Boy, e non so cosa siamo, siamo i cattivi. Cattivi per basso. Che Delta ha preso Darth Maul. Te Nani, cosa vorresti? Io perché non mi si sta caricando. No, io okay, prendo. Dove siamo? Nella nave. Alla Dreadnought Out. Sì, la Dreadnought Out. Prendo Boss. Se credo che. Io prendo Bob Amico. Il Bob Amico. Io volevo fare Phasma, però qua io faccio una brutta fine con Phasma. Il che mi sta mettendo una vita a caricare. Ma pure a me ci ha messo parecchio. Oh, guarda, abbiamo Deathstroke in squadra contro. Oh. Cosa? Aia, male. Quindi si chiama Deathstroke. Aspetta, chi è Deathstroke? Mi ricordo un nome. Quello della DC, sarebbe l'originale Deadpool, diciamo. Il Deadpool serio. Deathstroke. Sì. Non è... Allora, quello di Freccia Verde. Sì, però non è Deathstroke. Deathstroke è qualche altro cioè si somiglia. Sì, comunque sì. Perché io lo conosco anche come Slado. Direttamente Slado, che è il suo vero nome. Si chiama così. Sì, che l'avevano chiamato. Cioè, era Slade, che è il suo vero nome, però i produttori del cartone hanno detto: non chiamiamolo. Sì, Slado, sì. Non sapevo dire Slade. Si scandalizzano. Se sentono la parola morte, sicuramente. Infatti. No, comunque sì, è della DC Comics, vabbè, è uscito prima di Deadpool, però Deadpool, anche se può essere una copia, a parte che è quasi lo stesso nome. No, vabbè, non è una copia, è una parodia più che altro, più che una copia. No, cioè, era una copia all'inizio. All'inizio copia e poi dire tutta un'altra cosa, sì.
Sì, esatto. Se lo sono, diciamo, resi loro, hanno detto diamogli questo carattere suo un po' folle, quindi lo rendiamo una parodia. Esatto. Però diciamo che Deadpool è uno dei pochi personaggi, proprio tra virgolette, preso da una copia, ma è diventa tutta una cosa completamente diversa. Meno male. Sì, sì. Che poi nessuno lo sa, ma Batman, cioè la coppia di Batman e Wolverine, per esempio, pochi lo sanno. Thor è la coppia di Superman, per esempio, si riconosce dal mantello e dal colore dell'armatura che tiene, il blu e il mantello rosso. E infatti pochi lo sanno sta cosa, è bellissimo. Vabbè, ma copia non copia. Sapete che in quel periodo copiavano di tutto, copiavano tutto apposta. Vai Bobino, vieni qua. Dove stai andando? Bobino? Nanni, c'è un Nanni, ma... Ah, ma là sta morendo qualcuno, chi è questa? Io. Che Bobino mi abbandona, maledetto, se ne vola via. Ho qui i missili. Col mio rocket launcher. Cosa launcher? Aia. Guarda, ma hai visto questo piccolo bambino che vuole giocare con me? Io, oh, chi è? Ah, il Dickerem. Ah, signor Anakin, lo so che lei è FK, però io la voglio ammazzare male. Ma è FK, è lì che gioca. È FK, poi i miei missili l'hanno svegliato. Oddio, ma decollo nella... Aiuto, aiuto! Lascia stare Boss, che si è preso cura di me quando ero piccolo. Davvero, tutti a prendere da quei letti, diciamo. Era il mio babysitter. Sì, però Anakin è morto malissimo. Dove è finito Anakin? Non lo vedo più. Eccolo, sono uno spingitore Jedi, come mio padre. No, lo volevo... Un pescatore Jedi, figato. Ciao. Dove sono gli altri? Ora sono le astronavi da carico, come mio padre prima di... Qui ci sono le ciappole. Tanto mi piace le scuse noiose di zio Owen. Ma mio padre era un eroe di guerra, sì, sui notiziari, la leggenda di Anakin Skywalker. No, tuo padre non era un eroe, tuo padre spingeva montacarichi su camion. Ma non riesco più a prendere nessuno, come mai non riesco più a prendere nessuno? Tuo padre lavorava per Space VRT. Ma mi piace tra l'altro l'idea di Luke che sente queste minchiate fa. Oh. Ah. Peccato. Ma zio Owen, andremo mai a vedere un posto che non è Tatooine? In realtà, Luke, ti devo dire, tutti i posti sono come Tatooine. Tutto l'universo è come Tatooine. Tutto sabbia, tutto due soli, tutto... Niente tutto donna. Tutto una cosa non vale la pena di andare oltre la stazione Tosche. Ehi, zio Owen, tu fai mai qualcosa di divertente nella vita? No. Ma la vita è noiosa, la vita è sole, devi seccare di mille anni in un giorno solo, perché è Tatooine. Seccare la pelle al sole con la sabbia. Madonna, io mi diverto a buttarli in aria. Giusto. Madonna, che cosa ho appena fatto. Hai mai un sogno nella vita, zio Owen? Beh, mi piacerebbe morire incenerito, se questo è... Questo è <smosso. ride> Ma quanto esempio, siamo cattivi, il sogno è non avere sogni. È volato un cristo. I sogni quelli belli. E zia Beth? Ah, lei era l'unica donna che passeggiava di qua, quindi non ho avuto scelta. Ah, ecco. Riuscire a cucinare senza bruciare la pena. Brava donna di casa. Sono in cima al mondo. Che bello. Può anche fare, basta, ma... Maestro del Soresu, il cavolo. Madonna, come va tu prima ci vuole. Penso io a dargli supporto, beccate questo. Che è successo? Dai, vai, Obi-Wan. Vieni qua, ecco. No, ho sbagliato tasto. Oh. Madonna, l'abbiamo assagrato, tutto un pochettino. Tutto un pochettino. Stiamo facendo schifo. Non beccarsi i giocatori rossi iperpotenti. Adesso ci mettiamo un passato. No, perché non sono russi. Ecco. Obi-Wan. Quando ti ho sparato con lo Slay One non ero che un bimbo clone. Ora dai, Bobino, ti sto coprendo. Ma Bobino ha pochissima vita. Quello. Maledetto Bobino. E Anakin è bello incazzato verso di me. Tipo, ma... Io non ti conosco. Ma no, che portata ha! Incredibile. Oh, la Oddio, dove è andato? Allora, perché ho dovuto buttare uno per A perché non potevo affrontarne due. Aspetta, il maestro Yoda, la vita. Ah, la vita,
jetpack che si sta caricando. Adesso puoi attaccarlo. No, vabbè, dai, che sfiga. Vabbè, è andato. Però niente di male. Madonna, che colpo l'hai massacrato. Grazie, bombino. Arrivo. Hai problemi? Mi sa che non durerò comunque a lungo. Sono morto. È finito. Ho fatto male. Stasera ho la condizione che fa un po' le bizze. Ho notato, ma ho fatto... Sono quello più ma ti ho rubato una kill, due kill. Scusami. È bellissimo quando li butto in aria in questo modo. Aia. È un po' tipo quello che fai con Star Killer, ma un po' più violento. No, con Star Killer è molto più violento. Non ho no, ma non dà l'idea, perché Star Killer è tutto così gommoso, la gravità è così bella. Qua la gravità schippa. Sì, è quello il fatto. Invece qua cadono proprio male. Qua cadono troppo perfettamente, non va bene, devono volare balisse a caso. Non fare bang quando... bang. Devono essere gommosi, questi orsetti gommosi. Ok, la smetto. Oh, ti ho trattenuto, visto danni, bello. Tutte grazie. Tanto prego. Facciamo, siamo troppo cattivi con questi. So, hanno fatto 20, abbiamo fatto 28 kill, dai. Casi della vita. Ah! Mamma mia, che è successo? Siamo stati abbastanza cattivi. Sera, non so che cazzo c'ha la mia connessione, Cristo. Oddio, Obi-Wan, dove è finito? Me l'hai mandato quello B1? Non lo so, aia! Ho sentito qualcosa che non mi piace. Delta, ammettilo che sei rimasto sorpreso nello scoprire quante volte è morta Shakti. Allora, sì, tecnicamente sì, ragazzi. Troppe però, cioè, la amano quel personaggio, per quante volte l'hanno fatta morire. Comunque, a proprio Nanni ha confermato che non è Shanti quella là in Bad Batch. Ah, ok, buono. No, perché infatti avevo il dubbio di mettere anche il lettino con il cadavere, invece no, no, non è lei. Bella, ho guardato da vicino la pelle verde. Sì, non si sa chi fosse. Forse Shakti era tornata al tempio e aveva mandato un altro Jedi. È stata la sostituta solo per morire al posto suo. Sì. Ragazzi, io ho un problema però. LOL. Ma che poi vogliamo parlare che comunque sia parlando delle varie morti di Shakti, secondo me comunque la peggiore forse è quella per mano di Anakin, perché letteralmente rimane lì a pensare di morire, ad aspettare la morte dietro, non dà neanche un combattimento con Anakin. Ah, è una scena tagliata, ragazzi, episodio 3, perché si sta domandando. Sì, no, ma in quel film Shakti muore due volte, perché muore prima per mano di Anakin, poi muore per... Cioè, prima immagino l'attrice che gli hanno fatto girare due scene in cui moriva, diceva, un po' di confusione ce l'avrà avuta. E nessuna delle due è stata venuta. Vabbè, cazzo, vabbè, però pensare ai poveri attori che hanno fatto il coso, come si chiama, i genitori di Padme. Ah, vabbè, ragazzi, io mi sto solo facendo perdere, Dio. Non bestemmio perché Delta sta registrando. Perché continua a laggare. Ah, non preoccuparla, stiamo tenendo dura. Più o meno. Mi hanno appena massacrato quello dettaglio. Però la stiamo vincendo. Ma guarda quel Grievous. Cattivissimo. Dai, bombino, ci provo. Ah, ma non troppo. È figlia però. Grievous sopravvivi, Grievous, cerca di sopravvivere. Hey, Grievous, dagli giù a sto qui. Mondo. Ah. Mondo, non si è fermato mai un momento. Vuole sempre ammazzarmi. Faccio questa secondo me. No, cavolo, troppi danni mi ha fatto questo Luke. Guarda, uno di vita gli ho lasciato. Uno! Ha ucciso con uno di vita. Si va. E la Madonna, che... Oddio! La democrazia. Mi diverto a farli volare. È così che muore la libertà. Giusto, così. Che cacchio è arrivato, Chub? No, Chub è bellissimo, Chub lo voglio uccidere io. No, ma ho ucciso Chub.
Ok, come non detto. Crepa gli ha detto! Sì, sì, dice crepa! Non sapevo che gli dicesse crepa! Che cosa ha detto? No! Madonna, chi ti ha detto crepa! Veramente! È Boba Fett che dice alla gente crepa! No, ma è bellissimo, io non lo sapevo che glielo dicessi! Non ci hanno mai giocato il gioco in italiano! Crepa, ok! Ma sì, ma non sembra una cosa da così poco da Boba da dire! Tipo, muori bastardo! Mi dire cosa dice, tipo dai. Sì, dai e basta, esatto. Vabbè, in italiano noi siamo molto più eleganti. Sì, no, no, ma mi aspettavo un tipo muori, no? Oppure non so, qualcos'altro. Sì, crepa, sembra così. Ma dai, vabbè, mi hanno sparato malissimo. Grazie, Nanni. Bravo che l'hai finito. Che cosa? Di essere arrivato tardi. Lo Yoda molesto. Io ho Tom Walkie molestissimo qua. Me l'ho portato a 100 di vita, lui là, gli ha dato il colpo di grazia. Oh, e sparisci! La madonna! Ma è ancora vivo! Ok, adesso non più. Madonna, ti ho salvato. No, ma Grievous, ma te sei sempre con Obi-Wan, è una fissa la tua. Vero, non sei reale. Non ti sono bastati 20 duelli che hai avuto con... È movie accurate la cosa. Madonna, ma sto qua è fissato. Sto qua è fissato comunque con me, col mio povero Boba Fett. Sto il Kubilai Khan qua, c'è la morte con me. Kubilai Khan. Madonna, ho visto. Ma stiamo giocando che okay. No? No però, aggressivi. No? No, è colpa di Leila. Ho notato, ma mo' è arrivata. Non mi ammazza. No, niente, devo andare più aggressivo. Sei la mamma e io prendo la prole. No, tipo, come fantotti, mamma, madre. Ah, la mamma. Prendi quella lei là. Quello scorto. Ci provo, cazzo, spara forte. Maledizione, subito sexy scorto. Oh, bravi. Madonna mia. È morta, ma dai, hard. Si vede che è un po', si vede che è un po' cattiva il suo. Subito sexy score. Madonna, l'abbiamo macellato male, Obi-Wan. Si vede che Obi-Wan non è tanto bravo ad attaccare, è più bravo a difendersi che ad attaccare. Madonna. Ma dai. Cazzo di Yoda. Dai, Delta. Bellissima. Okay. Oh. È stata tosta, alla fine si sono svegliati moltissimo. No, è colpa di quella Leila. Leila, cioè le Leila sono tremende. Non lasciate allo stato brado. Leila e le Aiden. Sì, sì, è vero. È la raffica che ti distrugge la stamina. Oh, bravo Grievous. Guarda che bello che è. Tra l'altro l'unico che si muove. E Yoda. Gli unici che hanno fatto delle pose in movimento, gli altri possono andare a cagare. Sì, perché sono vecchi. Gli altri fatti poi. Gli altri si sono pietrificati. E dai che dopo Geonosis abbiamo il Venator, raga, si pesca. Si pesca. Io chi scelgo, raga? Ditemi chi scelgo. Allora, se siamo i buoni su questa mappa, io direi mettiamoci nei corridoi e facciamo Han Solo. Io faccio Lando. Se qualcuno vuole prendere Leila che fa un male cane e chi è che rimane? E uno con la spada o un Luke o un Anakin, non Obi-Wan. Io ci vado pesante di Han Solo qua. Tra l'altro chi è Han Solo è Hunter. Sì, è Hunter. Sexy, okay, Scorch, Chewbacca e il nostro amicone Hulk qua. Devo avere il mio duello con Cad Bane allora. Ma Nanni che ha scelto? Nanni che ha scelto, Nanni? Nessuno, perché mi ci mette una vita a caricare. Madonna, dai, lei la spero. Perché sarebbe stato bello che si vedeva la squadra cioè Delta, il comando misto. Bellissimo, stile misto. Misto mare. Chi siamo noi tre? Non lo so. Tu hai... perché tieni quella skin bruttissima? Hunter è la prima skin. No. Ok, pensavo vedessi, non so, Hunter col cappotto. Tipo, no. Meno male, no.
penetrato nell'armatura. Bene, fai strada. Ne uno in corridoio, si serve. Io sono Rex in tutto ciò. Ok, visto. Niente corridoio. Wow! Mica vuole partire la paletta dell'MTT. Ma quel vagabondo è già in partita. Sì. Noi siamo in partita, sì. Qualcuno intorno a noi, chi è? C'è un problema, salve. Madonna, ma che cattivi! Maledetto Kubilai Khan. Ragazzi, ho un problema con tuo padre. Qualcuno che piglia tuo figlio. Lag, che grazie, lag tantissimo. Oh, no, oddio, tutti qui. Hunter, sì. Siamo tutti e tre qua. Prova a ripiegare, se riesci a ripiegare. Prova a ripiegare. Venghino, signori. Ok, andate indietro. Fuma, vai alle spalle, Ma basta parare anche voi, eh. Lando, quando vuoi, eh. Ci ha fatto prima. Ma come ci ha fatto prima? Non è risposta. Dovete stare distanti, per Diana. Madonna, che massacro. Madonna, che orangia. Ma che è? Oh no. Salvate a un solo. Vabbè, cazzo. Ma il tuo figlio ti è venuto a salutare. Ma perché c'è tutto di nuovo? Ma davvero, allontanati tu, Marco. Allontanati, Cristo! Ma io potrei continuare a venire da me, il maledetto. Oh, ma non riesco. Oh, appartetto! No, ma è troppo treardo. Oh, Madonna santa. Oddio. Addio. Ok. Buono, calma, riorganizziamoci. Così. Dietro di te, Lando! Ora 3 ore questo qui. Ma ha rotto le palle, sto cornuto. Oh, che figlio! Cornuto milanese. Adesso arriva a vederli qua, arriva a veder da questo lato mio, raga. Andiamo su Fener. Mi strangola. Arriva il conte Capitombolo. Non è da solo. Quel tuo corpo. Ma no, veramente sei il palazzo, Lando. L'hanno massacrato proprio con tutto. L'ho stuprato. No, ma serio, Madonna. Ecco, mo se eravamo... Oddio! Madonna, che volo brutto che hai fatto. Ho visto due volare, non so chi erano. E vabbè, però, ma avevi visto come sto qua non mi lascia... Cioè, lui punta a me. Quando arriva sto maledetto. Corrotto. Aiuto, sono da solo! Ah, mi stuprano! Delta, dove sei? Delta, dove sei? Sta morendo male anche lui, mi sa. Ah, sì, è quello lì. Mi sono andato via, vieni qua. È divertente. Okay. Aiuto. Aspetta, che lo disse? Aiuto. Raga, io voi passate pure di lì, io passo dall'altra perché... Dietro ragazzi, scappate pure lì. Visto. Madonna, siete volati male. Arriva nei rinforzi. Arriva lì Nostren. Ecco. Ok, Darth Vader che sta per arrivare alle spalle. Ok, allora facciate così. Nanni e Delta, state da quel lato. Ok, e io e Grievous teniamo questo lato, almeno ci si trova. Ma ora lì di strangolarmi. Ok, Delta, siamo venuti. Madonna, ma quanto trerdo è sto tizio qua? Chi? Quale dei tanti? Quello che è da Bosca adesso. No, io non vedo, raga. Mi hanno attaccato alle spalle. Visto? No. Io ho completato Capitombolo, ha capitombolato, come giusto che sia. Sì, quello non va. Madonna, ti ha bloccato con una cattiveria e ti sta per maciullare da Darth Vader. Già. Vabbè, ma già, proprio no. Ok, bisogna cambiare tattica. Se riesco a ricongiungermi a voi. E Lando. Oh mio Dio, scappa. Ah. Vabbè. Qualcos'altro. Mamma mia, no. Oh, tostissimi. Oh, ma così. Oh, hanno pompato i cattivi perché è allucinante.
No, no, tutti e tre. Bisogna trovarne solo uno, invece ne ho trovati tutti e tre. Ragazzi, proporrei una tattica diversa. Ma lei mi sembrava boss che le stava andando addosso in quel momento. Ero immobile che veniva spostato allora mentre tutti mi fulminavano. Aiutate ragazzi. Ragazzi, uccidete Bosk, uccidete Bosk. Mi rompe le scatole. Ok, grazie. Ragazzi, qua, qua metto lo scudo, se volete, qua. Grazie. Però, io avevo un problema, potevo fare un po'. Deve ricaricare un po'. Diavolo, cacchio di Kylo Ren, ma perché? Oh. E vabbè, pure Darth Fener. Ragazzi, venite qua all'ingresso dell'hangar. Ok, arrivo, arrivo. Stanno arrivando, io e Nanni, qua. Stanno arrivando. Lo so, ho notato. Ah, Cristo. Di polvere di fata qua. Che cosa ho appena No, chi è che ha messo lo scudo? Mi piace. Chi è che ha messo lo scudo? Ringrazia che l'ho messo. Ma il Dooku, ma Dooku era lì tranquillo. Vado, ma quanto cattivo è questo Darth Vader? È stato bellissimo. Eh sì, perché ho visto Dooku che era lì che stava sorseggiando il tè. Mamma mia, oh, ma c'erano morte con me quando mi vedono. È perché ti amano. Ma veramente, ma con tutto lo... No, chi è quel povero disgraziato? Io, parte di civili che puntano a te ignorano noi. Già. Perché voi bloccato in un angolo. E quindi allora dice, attacchiamo! Aiuto, aiuto, aiuto! Sono un po' morto. Ragazzi, Bosco è pericolosissimo. Mamma Sì, è quello che sto cercando di dire dall'inizio partita. E lo so, però è pericolosissimo. Tipo la traia. Oh, guarda, che bello, uno di loro è andato via. Cosa che non cambierà nulla, perché comunque quello è troppo fregato. Ci stanno massacrando ugualmente. Non può essere placato. Torniamo su, raga, che mi devo dire? Sì. Via. No, ritirata strategica. Pensa che i corridoi sono liberi. Grievous, mettiti la skin numero 1. Aspettiamo Nanni. Mettiti la skin, mettiti la skin. Eccomi. Via. Mi metto la skin da malattia. Ragazzi, vi piazzo lo scudo qua dietro, io così non dà fastidio a nessuno, lo metto qua. Però almeno ci abbiamo un riparo. Bombs. Via, vai, usa i tuoi poteri super mega potenti per... Non ci vedo un cazzo! Ah. Scusami, ho lanciato la granata sbagliata. Ma vivo è Bosk! Sì, ancora vivo. Curati. Oh Cristo! Addio! Addio! No, ma perché ce l'ha con me? E perché sei di colore? Cristo, muori! Ma c'è tu con le spalle, ma... Dove è arrivato questo? No, scusate, da dove è arrivato? Ha fatto il giro, è uscito nell'entrata sotto, ha fatto il salto. Vabbè, vaffanculo, Cristo, dai. Ho detto, ma abbiamo contro questo livello di persone. Ma serio, dai, che fa il giro, porca Eva. No, ho fatto il giro già la prima volta e l'ho sgamato, però ho fatto il continuo. Io è una mignota. No, sei rimasto da solo. Eh sì, buonanotte. No, ti volevo dare una mano, ho cambiato idea. Hai fatto bene. Ecco, ti ho capito un boost. Ma io sono spawnato qui! Ma ho notato, cioè, ma che cacchio, come gli dici? Dietro, alle spalle! No, Darth Vader! Aiutatemi! Dai! Mi ha colpato malissimo! Ucciso! Oh, muori! E vabbè, pure lui, ma sì, va! Sì, vabbè, Cristo! Oh, cattivissimi! Vabbè, sì, Madonna, che granate ti abbassano. Muori, figlio di puttana, muori, Madonna. Figlio di Trando, muori, figlio di Trando. Con tutto il rispetto che ho per i rettili, ecco. però te no. No, esatto, in questo momento no. Mamma mia, che dura contro sti qua, oh. Che cattiveria. Vabbè, ma la mappa non favoriva tanto gli eroi. Come anche quella della pesca, eh. Anche, esatto. Vabbè. Guarda Sexy Scorge del tipo Ah, Sexy Scorge dietro, bello. Dico, ci sta. Bene, al prossimo video, raga. Qui del 38 passo e chiudo, bella.